Buonasera, benvenuto a questo nuovo appuntamento con Live Leggenda, la voce bianconera. Appuntamento post sconfitta nella finale della Coppa Italia, purtroppo, insomma, come abbiamo avuto modo di vedere, finale persa ai rigori. Purtroppo, insomma, conosciamo l'esito e la modalità della lotteria, della cosiddetta lotteria dei rigori, purtroppo. Spesso, insomma, possono regalare soddisfazioni, altrettanto spesso possono regalare, insomma, sconfitte e conseguenti delusioni. Analizzeremo questa sera un po' la partita, cercheremo di capire, insomma, se la Juventus in qualche modo potesse fare di più. Insieme a me, questa sera a commentare c'è Remo De Santis, presidente di Agenda Bianconera. Buonasera, Remo. Buonasera Biagio e buonasera a tutti. Buonasera E Fabrizio Mastroito, prof, buonasera. a tutti. Allora, parto da Remo. Remo, insomma, secondo trofeo stagionale, purtroppo non portato in bacheca, e quindi, insomma, in qualche modo, ovviamente, diciamo, ne restano due ancora per i quali siamo pienamente in corsa. Vedremo, insomma, cosa succederà un po' più avanti. Resta chiaramente una delusione. A noi non piace mai lasciare niente per strada, però insomma, questo è stato l'esito della partita. Ho avuto l'impressione sul campo, al di là dei rigori, che mister Gattuso l'avesse preparata bene, insomma, questa partita. Come l'hai vista tu? Che opinione ti sei fatto un po'? Beh, Biagio, secondo me il primo tempo non abbiamo giocato male, che il Napoli era molto molto basso e comunque la palla era sempre nostra. Sicuramente non abbiamo creato tanto, i ritmi erano molto, molto lenti. Nel secondo tempo un po' ci siamo allungati, il Napoli comunque di rimessa riusciva ad essere pericoloso. Nel contesto credo che al di là della lotteria dei rigori, perché è sempre una questione di bravura, ma anche di fortuna, credo che il Napoli, nei 90 minuti abbia comunque meritato più di noi. Noi siamo qui stasera perché non dobbiamo essere qui solo quando vinciamo, ma la faccia bisogna metterla anche quando purtroppo il trofeo non si porta a casa. Una faccia Ricordando sempre che... un po' meno Dimmi. sorridente questa sera, però. Beh, sì, sicuramente, però dobbiamo anche ricordare che dall'altra parte c'è un avversario e quando l'avversario in queste partite così secche è leggermente altro più bravino di te, è giusto anche dare merito all'avversario. Ovviamente Io sei tra l'altro. onestamente mi aspettavo una partita leggermente diversa, però è stato un po' lo stesso ritmo visto con il Milan. Ritmo troppo, troppo, troppo basso, troppo. Sì, sicuramente Fabrizio, secondo te il discorso del ritmo basso, insomma, abbiamo visto, se così si possa dire, hanno messo un po' il classico pullman davanti alla porta nel primo tempo, insomma, erano tutti molto corti nello spazio di 30 metri, il Napoli si muoveva, facevano dei raddoppi molto, molto intensi, molto, molto veloci, i nostri interpreti un po' più tecnici, come Douglas Costa, che io sinceramente avrei fatto partire, opinione mia, non mi arrogo un po', insomma, come posso dire, il ruolo di allenatore, probabilmente Douglas Costa è più un giocatore da
da partita in corso, che da inizio partita. Credi che sia una questione di condizione fisica, Fabrizio, nel senso che comunque il Napoli abbia giocato una partita sicuramente più intensa, almeno per quello che riguarda proprio gli interventi. Credo che non sia un caso quando si vincono tanti rimpalli, c'è sicuramente un fattore di fortuna, quello sì, però spesso e volentieri, insomma, i rimpalli e il Napoli ne ha vinti davvero tanti, spesso vengono anche per forse una maggiore condizione, una maggiore attenzione. Credi che ci sia ancora una condizione, insomma, forse un po' più, un po' inferiore rispetto a quella dei giocatori del Napoli, la nostra? No, sinceramente non penso che sia stato un discorso di condizione atletica. Penso che è un discorso di testa, quando magari su 5 contrasti ne perdi 4. La condizione atletica poi è un discorso che viene, diciamo, esce in situazioni diverse. La squadra ha giocato sotto ritmo per tutta la partita, a differenza, diciamo, della prima mezz'ora contro il Milan, in cui comunque la squadra a me sinceramente era piaciuta in quella mezz'ora. Oggi invece male, sotto ritmo per 90 minuti, il Napoli in fase di non possesso secondo me è stato veramente perfetto, linee strette, e noi siamo stati veramente troppo lenti nel far girare la palla, a creare spazi, brutta La prestazione. differenza l'ha fatta forse la qualità maggiore del Napoli, perché credo che insomma si possa dire che rispetto al Milan insomma ci sia una qualità maggiore del Napoli. E quindi, no, Fabrizio, cioè, secondo te, insomma, un po' questa differenza c'è stata? Sicuramente c'erano anche migliori fraseggi da parte del Napoli rispetto a noi, quindi insomma. Sì, ma il Napoli gioca così, nel senso anche contro l'Inter ha tenuto le linee dietro la linea della palla e andava di ripartenze. Anche oggi più o meno ha impostato la gara così, noi siamo stati lenti, lenti, e dobbiamo anche essere sinceri, se Buffon non avesse fatto un paio di miracoli, il Napoli avrebbe meritato di vincere 90 minuti, quindi sono d'accordo con Remo che comunque ai rigori ha vinto la squadra che più ha meritato nei 90 minuti. Sì, assolutamente sì, io credo che vada riconosciuto. Tra l'altro, ovviamente non sono felice di, come detto prima, di lasciare un trofeo per strada, insomma, da buon Juventino. Però, sotto un certo aspetto, sono contento per mister Gattuso, per le vicende, insomma, note anche, l'hanno colpito a livello familiare, quindi comunque, almeno sotto questo aspetto, sono molto contento. Per un allenatore che, no, Remo, credo che sia valido. Il Gattuso tante volte viene visto un po' come un allenatore che un po' ricordi quello che era il giocatore quasi tutto grinta, poi non era in realtà proprio così, perché comunque Gattuso, anche come giocatore, era cresciuto tanto. Intanto, entra, ecco, buonasera Ivan, è arrivato il nostro amico Ivan Caliano. Buonasera, Dicevo, buonasera. Buonasera a tutti. ciao, ciao Ivan. Insomma, Gattuso ha dimostrato di essere un buon allenatore, forse a volte sottovalutato rispetto a quello che magari si possa pensare. No, Remo, cosa ne pensi? Beh, sì, Gattuso quando per esempio è andato al Milan ha trovato un Milan in grandissime difficoltà, però piano piano, piano piano è riuscito comunque un attimino a sistemare la squadra, e poi i risultati alla lunga si sono visti. Normale che se il Milan pensava con quella rosa, con Gattuso, di, non lo so, di arrivare secondo in campionato, è normale che miracolo non ne poteva fare. Questa Diciamo che sera credo ha sfiorato già il miracolo, a fare quei risultati con quella rosa, che effettivamente. assolutamente, assolutamente. Poi è una persona molto molto seria, a modo, dunque credo comunque Napoli è una piazza un po' particolare, perché comunque con il folklore napoletano non si scherza, però io credo che lui stia facendo un ottimo lavoro a Napoli, comunque ha ereditato una panchina che era di Carlo Ancelotti, non certo l'ultimo arrivato, ma l'allenatore con più trofei europei vinti in carriera. Dunque, sicuramente è un allenatore di primissima fascia. Però, ripeto, stasera il mister Gattuso ha impostato bene in fase di non possesso, come diceva prima Fabrizio,
linee molto strette, c'era sempre il raddoppio, non c'era mai un metro per poter andare in profondità in verticale. E sono anche d'accordo con te quando dici che forse Douglas Costa in queste partite, soprattutto chiuse, dove magari, non so, al 70esimo la condizione e magari l'impostazione della partita è diversa dall'inizio. Difatti le due squadre poi si sono leggermente allungate, no? E di più. Magari lì poteva essere un'arma in più, però vabbè, con il senno di poi è sempre facile parlare, però dai, Quello sicuramente. bisogna lavorare, pedalare, perché comunque settimana prossima c'è il campionato e lì non possiamo in nessun modo lasciare tutti per strada, perché poi sarebbe molto molto difficile andarli a recuperare. Sì, anche perché insomma la Lazio è assolutamente in piena corsa e quindi chiaramente ricordiamo che può puntare ad un solo trofeo stagionale, quindi vuol riversare tutto il proprio impegno qui. Oddio, anche noi adesso, insomma, la Champions abbiamo visto, qualora si riesca a passare chiaramente la partita con Lione, poi comunque verrà un po' più in là nel tempo, però insomma, è il momento di fare sul serio, e quindi comunque insomma c'è da sperare che si possa recuperare. Ivan, sempre su Gattuso ti chiedo, è un allenatore che credo abbia anche azzeccato abbastanza i cambi nel secondo tempo. Devo essere onesto, a me sta molto simpatico. A me sta molto simpatico, al di là del personaggio, come giustamente avete evidenziato. È un allenatore anche, ha sempre avuto molto rispetto degli avversari, non si è mai lamentato. È una persona che ha una grande cultura del lavoro e crede nel valore del lavoro, nei risultati che arrivano attraverso il lavoro. Non lo so, ho una percezione, una sensazione. Penso che prima o poi potrebbe essere un profilo che possa anche sedere sulla panchina della Juventus. Che ne pensi, Ivan? Secondo te potrebbe corrispondere a un profilo adatto? Lo stile non gli manca da questo punto di vista. Gattuso è un giocatore, per me è come se fosse ancora un giocatore, anche perché in panchina sembra uno pronto ad entrare in qualsiasi momento. Gattuso è un allenatore oggi, sinceramente l'ho sempre detto, ma lo dicevo anche da quando era calciatore, che ho sempre rispettato e stimato tantissimo. E non vi nascondo che in passato ho pure provato a contattarlo per averlo anche nostro ospite, non in queste dirette, parlo prima a livello di club, eccetera. Anche se con la Juve non ho avuto mai nulla a che fare. Però proprio per dimostrare la stima nei confronti di questa persona. Uno di quei personaggi Ah. trasversali, no? Trasversali alle tifoserie, poi, no? Quindi voglio dire, alla fine comunque. E oggi abbiamo quella cosa a cui aggrapparci. Il poter dire ci fa piacere per Gattuso, ma nulla di più, perché comunque, come si era già detto nei giorni scorsi, queste due partite sarebbero state delle incognite, sia quella col Milan sia quella col Napoli oggi. Una Juve nel primo tempo che sembrava poter dominare la partita, schiacciare la partita, il Napoli che o si è difeso bene o non hanno avuto altre possibilità. Poi nel secondo tempo è uscito il Napoli, così come nella semifinale nel secondo tempo è uscito il Milan. O siamo calati noi, questo non lo so, perché Devo poi c'è dire sempre il discorso. che oltre che nel secondo tempo adesso va riconosciuto, come giustamente diceva Remo, nell'arco dei 90 minuti, insomma, ha meritato di più il Napoli anche per occasioni prodotte, e non posso non notare che comunque, pur essendo rimasto chiuso, compatto dietro e agendo prettamente in contropiede, già anche nella prima parte della partita, insomma, in qualche modo dava la sensazione di poter essere leggermente più pericoloso di noi. Io non, sinceramente, al di là di qualche No, telefonato, non è che abbia visto chissà quali grandi rischi per la porta di Meret, ottimo portiere tra l'altro, non lo scopriamo oggi. ogni azione del Napoli sembrava, soprattutto nel secondo tempo, sembrava quella giusta per andare in gol. Il gol l'hanno sfiorato più volte, molto molto più della Juve. La vittoria è meritata, non ci poteva stare anche 1-0 nei 90 minuti tranquillamente. C'è voluto un San Gino ancora una volta, voglio dire, perché in effetti, insomma. Ci ha portato Buffone ai rigori. Questo
Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi niente, insomma, vabbè. Comunque, per rispondere alla tua domanda di prima, cambi azzeccatissimi sicuramente di Gattuso. È riuscito proprio con i cambi a dare la svolta alla partita. Marcia in più che non siamo riusciti a dare noi. Assolutamente, ma in effetti su questo ho anche, devo dire la verità, guardando poi i cambi, chiamo in causa Fabrizio, guardando anche un po' i cambi, sì, noi abbiamo una rosa molto profonda sicuramente, però devo dire che qualitativamente il Napoli aveva avuto la possibilità, insomma, fatto subentrare Allan, fatto subentrare Isai, c'era Milik. Noi ricordiamo che siamo senza centravanti sostanzialmente, anche questa partita abbiamo dovuto giocare senza centravanti di ruolo e credo che si sia notata anche questa cosa, quindi non è che il Napoli poi come profondità della rosa si è messo poi tanto male, forse numericamente, ma qualitativamente no, Fabrizio, insomma, direi che no. Condivido. E molto spesso, no, durante, diciamo, questa pausa Covid si è parlato di questa ripartenza con tante partite ravvicinate, quindi una Juve favorita perché è una rosa ampia. Se devo essere sincero, in avanti io tutta questa possibilità di scelte diverse non ce le vedo. Senza Higuaín veramente ci manca, no, l'attaccante di ruolo. Se pensiamo che in due partite comunque abbiamo creato poche occasioni e soprattutto fatto zero gol in due partite. È un aspetto, secondo me, su cui veramente bisogna lavorare, provare a migliorare. E speriamo che Gonzalo possa ritornare quanto prima, perché comunque è un giocatore che, per le caratteristiche che ha, la sua assenza stiamo notando che veramente si fa sentire. E quindi ora che no, continueremo il campionato con un ritmo di una partita ogni 3-4 giorni, avanti veramente quei quattro devono fare salti mortali per arrivare al termine della stagione. Quindi bisogna davvero lavorare forse su questa, no, sterilità offensiva che in queste due partite, ahimè, abbiamo mostrato. Quanto ci sarebbe servito secondo te un giocatore come Mario Mandžukić a questo punto della stagione? Fabrizio? Tanto perché dal punto di vista caratteriale, come possiamo dire, della Cazzimma, stasera sicuramente avrebbe dato qualcosina in più rispetto a tanti. Quindi, voglio dire, Mandžukić penso che ogni allenatore se lo porta in guerra se dovesse andare in guerra. Però, voglio dire, ormai non fa più parte della rosa della Juventus, quindi dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori attuali, sperando che comunque si diano, no, una svegliata, tra virgolette, alla ripresa del campionato, perché comunque con una Lazio che può concentrarsi solo su una competizione, un Inter che comunque ha ancora entusiasmo da vendere, bisogna veramente fare attenzione per portare a casa lo scudetto, ecco. Certo, non sarà sicuramente impresa né scontata né semplice. Remo, Cristiano Ronaldo, allora, Dybala rispetto alla partita scorsa in cui avevo visto un po' più in palla, stasera era abbastanza pubblico, abbastanza in ombra, insomma, al di là del rigore sbagliato, parato da Meret, secondo me era più parato da Meret che sbagliato da Dybala, perché insomma, non l'ha calciato male, l'ha calciato a mezza altezza. Ha fatto un gran bell'intervento Meret in realtà. Però Cristiano Ronaldo, insomma, in queste due partite è risultato non il solito Cristiano Ronaldo. Credi che sia una questione di condizione anche la sua o il ruolo? Perché comunque è stato portato a giocare un po' come centravanti, no? Che non è un ruolo che lui prediliga, soprattutto nell'ultima stagione della sua carriera ha preferito sempre più spostarsi verso il centro-sinistra dell'attacco. Quindi Ronaldo, credi che sia più una questione di ruolo che magari non gli ha permesso di esprimersi al meglio o una questione di condizione, insomma? Secondo me nessuna delle due, secondo me è la questione proprio totale della squadra. Oggi non abbiamo perso, ho giocato male perché Ronaldo ha giocato male perché non è in condizione. Oggi, come anche col Milan nella prestazione, magari col Milan poteva passare perché era la prima dopo tanto tempo, ok, ci stava. Però
Però vedendo anche un attimino la semifinale che il Napoli ha fatto con l'Inter, l'Inter strameritava di passare con Napoli. Ha messo alle corde tante e tante volte il Napoli, l'Inter. Ciò significa che il Napoli, teoricamente, cioè praticamente, non certo brilla di condizione. Però stasera non brillavamo di condizione neanche noi. Cristiano Ronaldo è anche dettato un po' dal complesso della squadra, non è solo lui. Sul rigore sbagliato, vabbè, c'è tempo che trova. Io sono e sarò sempre d'accordo con Mister Lippi quando in una diretta che fece durante il periodo a casa con Cannavaro disse: io ai rigori mando sempre più bravi prima a calciare. Sempre col tempo, poi il secondo rigore tirato da Danilo, cioè, non capisco perché in squadra potevano calciare Bonucci prima. Poteva calciare Ramsey, poteva calciare lo stesso Cristiano. Voglio dire, Hai un prima giocatore che calcia bene. Alessandro è un giocatore che calcia bene rigore, assolutamente sì. C'era Bentancur, cioè, voglio dire, credo che uno leggermente più bravo di Danilo c'era. Poi, comunque, noi parliamo da tifosi, magari in settimana hanno provato. Danilo ha tirato 300 rigori, ha fatto 300 gol. E magari è stato quello con la media più alta, oggi tira e capita. Certo, può capitare purtroppo, insomma, poi magari sai la tensione sempre di quel momento, l'importanza appunto dei rigori. Ivan, se tu dovessi fare, tra virgolette, una sorta di pagellone tra i migliori e i peggiori, comunque secondo te chi si è evidenziato in questa serata tra i migliori e chi magari un po' con una prestazione un po' meno insomma in palla, ecco, ti chiedo di farmi due nomi e due nomi. Senza dubbio Buffon, gli altri poi tra i migliori, gli altri poi li vedo un po' tutti allo stesso livello, chi più, chi meno, ma parliamo di mezzo punto, non di più. Non lo so, tra i peggiori, per quel mezzo punto che dicevo prima, forse Pjanic, non ho visto quello che magari poteva dare. Ma come in diverse partite ormai. Altri nomi, sinceramente, non li riesco a fare. C'è una squadra abbastanza livellata. Possiamo dire Danilo per il rigore, perché comunque alla fine ha giocato un quarto d'ora, 10 minuti, Ma dieci venti al di là del minuti, rigore, se però, potete dire, ha giocato bene, ha giocato Danilo, male. devo dire la verità, che insomma, abbiamo corso dei rischi da quel lato proprio dopo l'ingresso di Danilo. C'è Cuadrado, chiaramente ha cantato e portato la croce, come si dice, quindi era stremato. Poi il mister, insomma, ha ritenuto di tenere in campo Cuadrado, di spostare in avanti. Però devo dire la verità che dal momento in cui è subentrato Danilo ho avuto l'impressione che i pericoli maggiori da parte del Napoli siano giunti pure da lì, proprio da lì. E quindi non è che abbia in quel quarto d'ora poi manifestato chissà quale grande prestazione. È entrato in campo nel momento migliore del Napoli. Questo Non trovo sostituzione migliore in quel momento. probabilmente. Certo. Trascorso doveva uscire. Quadrado lo avanzi per forza e a quel punto o è Danilo o è De Sciglio da poter mettere lì. Sì, poteva entrare e spaccare la partita come nella prima partita col Napoli, che appena subentrato ha fatto il suo primo gol in Italia. Poteva essere la stessa cosa, però ogni partita è una storia a sé. Soprattutto poi, dopo 3 mesi di inattività, entra negli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora, il momento migliore degli avversari. Non voglio giustificarlo, però forse ci può anche stare una prestazione così. Il problema, comunque, come hai già detto nelle volte precedenti, è sempre lì al centrocampo. Il centrocampo fa la fortuna dell'attacco e la protezione della difesa. Quando purtroppo è una squadra nata con un centrocampo, forse, non lo so, con un punto interrogativo enorme. Come dissi nella mia prima uscita, metti a sta squadra un Pogba e forse cambia completamente
Pogba dei Bastoni. Fede, però è non quello visto a Manchester, che sinceramente non mi è parso gran cosa, devo Sì, dire. per Pogba carità, ho fatto un nome a caso, giusto per citare quello che avevo nominato quella volta, però a centrocampo manca qualcosa. sì, purtroppo Remo, concordi, no? Un pochettino anche con questo, cioè chiaramente il centrocampo è un settore nevralgico, avevamo un po' di, non voglio dire perplessità, però insomma, sicuramente eravamo in sede di valutazione del centrocampo, no? Già ad inizio stagione, e devo dire che c'è stato io continuo a stravedere per Bentancur, che anche stasera mi è parso migliore dei suoi a centrocampo, ancora una prestazione veramente di livello, e purtroppo non supportava poi per il resto. Matuidi è il solito giocatore tanto generoso, però poi spesso e volentieri i palloni che passano dalle sue parti in un gioco di fraseggio non subiscono accelerazioni particolari, non vedono delle giocate particolari, perché insomma, qualche limite forse tecnico ce l'ha. Pjanic, come diceva Ivan, non ha offerto neanche stasera una prestazione di rilievo. Insomma, il centrocampo forse è un po' il resto del settore su cui si crede, possiamo credere, potremmo pensare la Juve deve mettere mano, insomma, in maniera un po' più massiccia. Condivideremo o credi che comunque, anche alla luce dei cambi possibili, perché insomma, Rabiot l'altra volta, Diciamo. anche Ramsey rientrava questa sera, infortunio. Condivido pieno e sono sempre più convinto che Bentancur debba giocare davanti alla difesa e non da interno. Sono sempre più convinto di questo. Non so quando lo vedremo in quel ruolo fisso, non lo so, spero quanto prima, non so se ci dobbiamo mettere a fare il rosario, lo facciamo e speriamo, perché lì secondo me esprime il massimo, perché non farlo giocare lì? Se Pjanic sta passando un momento, no, è giusto che Pjanic si metta seduto, come è giusto che sia, e dia Certo. spazi magari è leggermente più in forma e ci mancherebbe altro. Resta il fatto che magari alcuni giocatori, secondo me, ancora è anche una questione di testa. Come ho detto l'altra volta, io scommetto e continuerò a scommettere su Bernardeschi, però anche Stasera è entrato, però non dà quell'impressione di dire: guarda, io entro, mi voglio giocare il posto, voglio mettere in difficoltà il mister. Perché prossima domenica deve dire: lo devo lasciare fuori? Come faccio a Certo. lasciarlo fuori? Però se uno entra con quel tipo di atteggiamento, perché poi voglio dire, atleticamente è fortissimo, Assolutamente. tecnicamente calcia molto bene con il sinistro. Cioè, peccato che poi niente, Non gli non. manca il talento, non gli mancano i mezzi, però effettivamente si accusa sempre forse scarsa concentrazione, un po' più di un, non so, forse quella mancanza, un po' più di grinta. Ha perso un pallone sanguinoso, ma ha lasciato proprio sul finire della partita, su quel calcio d'angolo, dove abbiamo rischiato seriamente di Ah, perdere il gol in maniera abbastanza banale, no? Quello è un problema anche di sì. concentrazione. Cioè, io penso che uno quando arrivi a giocare nella Juventus arrivi a giocare al top. E cioè, la Juventus è tra le 3, 4, 5 squadre a livello mondiale top. Real, Barcellona, Juventus, Bayern Monaco, queste sono le squadre. Liverpool, queste sono il panorama mondiale. Quando tu arrivi a giocare in una di queste, non puoi giocare in questo modo. Cioè, bisogna dire: io gioco nella Juventus. Cioè, e la parola stessa te lo dice. Cioè, non giochi senza sminuire nessuna squadra, per carità, però è un conto giocare in una squadra che lotta per stare a metà classifica, che lotta per non retrocedere, che lotta per fare il suo signor campionato. Un conto è giocare in una squadra dove c'è un motto che ci accompagna sempre, fino alla fine, non fino all'inizio, fino alla fine. Fino alla fine significa che bisogna lottare, bisogna giocare sempre. Cioè, la partita era in bilico. Uscire con Noi quella maglia potevamo fare, zuppa di sudore, cioè, ben zuppa.
Potevamo fare un gol all'89esimo, novantesimo, boom, la partita finiva. Però bisogna crederci sempre, bisogna andare a prendere l'ultimo pallone che sta avendo, anche quando si è calciata una fucilata ed è irraggiungibile, ma comunque bisogna andare. Sono piccoli e poi è sempre il particolare che fa la differenza, no? Questo particolare peccato io ancora in lui non riesco a vederlo. Peccato, dai, speriamo che insomma il buon Federico, per cui tutti facciamo il tifo. Io ripeto, a me piace come giocatore, come persona, e credo veramente possa dare tanto alla Juventus. L'ho già detto anche in altre occasioni, però insomma in qualche modo deve dare uno scatto in avanti, insomma. Ok, siamo in chiusura. Assolutamente. Faccio un'ultima domanda a Fabrizio e poi insomma siamo in chiusura davvero per questa sera. Fabrizio, sempre riallacciandoci al centrocampo, tenendo presente gli interpreti di cui disponiamo e tenendo presente a questo punto che Bentancur sia diventato un perno assolutamente imprescindibile insomma, di questo centrocampo. Mister Sarri predilige il centrocampo a tre. Chi dovrebbero essere, secondo te, gli altri due, tra quelli disponibili in rosa, ad affiancarsi appunto a Bentancur? Beh, dai, mo rispondiamo da tifosi, no? E gli allenatori li facciamo fare agli allenatori. Personalmente, vedendo anche lo stato di forma di Pjanic degli ultimi tempi, io vedo un centrocampo a tre con Betancur, Matuidi, perché comunque ci troviamo, ahimè, nella condizione in cui non possiamo fare a meno della sua corsa, perché comunque. Proprio perché siamo leggermente, come dire, difettosi a centrocampo, abbiamo bisogno della sua corsa per proteggere la difesa. Il terzo, io vedo un ballottaggio tra Khedira e Ramsey. Ahimè, Khedira purtroppo ha a che fare con problemi muscolari, se possiamo definirli cronici, anche oggi non è sceso in campo perché ha avuto un problema muscolare. E quindi speriamo che Ramsey, anche lui, ahimè, alle prese con una condizione fisica spesso altalenante, possa tornare al top e essere il terzo di centrocampo. Io in questo momento vedo un centrocampo così, Betancur, Matuidi e uno tra Khedira e Ramsey. Remo, sei d'accordo? E anche Ivan? Sì, sono d'accordo. Aggiungo una cosa, visto che siamo in chiusura, prima di passare la parola all'amico Ivan, va sottolineato, come diceva anche l'amico Antonio Corese, il gesto del presidente Agnelli che ha premiato il Napoli. Lo stile non è certo una cosa che puoi comprare in un qualsiasi supermercato. Difatti, stessa cosa fece il Napoli quando abbandonò il campo. Guardando neanche la premiazione con noi. Dunque, al supermercato l'olio non si può comprare, noi ce lo abbiamo da quando dal 1897 ce lo teniamo ben stretto ed è nel nostro presidente poi è rappresentato ai massimi livelli. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, Remo, perché effettivamente, insomma, è in questi episodi ed è anche nella sconfitta che si mostra il stile. Nella vittoria è molto semplice, insomma, è nella sconfitta. Assolutamente sì, e al di là di questa sera siamo tutti un po' ammaricati, un po' delusi, però chi come noi vive la Juve da tanti anni sa che comunque queste partite ci sono e da domani c'è un nuovo capitolo, c'è un campionato da vincere, dunque bisogna stare dietro la squadra, incitarli. Purtroppo lo stadio è ancora così, la coreografia che stasera fatta dall'AI era orribile, proprio orribile. Nel vero senso della parola, sarebbe stato meglio non mettere niente, il mio personale giudizio naturalmente, però da domani ricominciamo e sono convinto che il nostro Pino alla fine ci accompagnerà in questo proseguo delle 12 giornate di campionato che mancano. Ci crediamo e ce lo auguriamo con assoluta fiducia. Ivan, d'accordo sul D'accordissimo al 1000% con
con Fabrizio. Tra l'altro, da Ramsey, se sta bene, potremmo avere quegli inserimenti che ci mancano Assolutamente da sì. troppo tempo ormai. Li abbiamo avuti col miglior Khedira per restare nel recente, li abbiamo avuti prima di Khedira con Vidal e Pogba per restare sempre nella Juve degli ultimi 8 anni. Claudio Marchisio Martino. anche, sì. Marchisio, sì. E il Marchisio potrebbe farlo Betancourt tranquillamente. Per completare il discorso centrocampo, quello che sta mancando sono proprio gli inserimenti del centrocampo, ma tantissimo, tantissimo, Sì, tantissimo. perché poi magari permette di aprire spazi e di dare anche un apporto di gol che in effetti Ramsey a parte, insomma, non si è evidenziato per chissà quali doti in fase di segnature, quindi effettivamente, insomma, è un po' qualcosa che stia dando poco a poco. Bene. Ramsey l'ho seguito molto quando giocava in Inghilterra e mi piaceva molto quella sua caratteristica, proprio di sapersi inserire in area avversaria. Certo. E spero solo quanto prima che ritrovi, perché comunque è stata una stagione disastrata anche la sua, che ritrovi la forma perché potrà essere molto 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 utile al centrocampo. Beh, Anche no. Khedira purtroppo con la sua fragilità, ma quando sta bene Sì. è la mente del centrocampo. Non dimentichiamo che Sì. Ramsey da un infortunio serio, patito la scorsa stagione, e sono infortuni quei che spesso ti danno. Questo Fabrizio credo possa anche confermarmelo, spesso ti danno comunque, ti danno, insomma, ti fanno pagare un po' pegno, no? Nel senso che poi spesso ci rimetti a livello muscolare in fase di recupero, di ripresa dell'attività. Quindi Ramsey purtroppo ha pagato, presumo, anche molto appunto in questo suo giocare a singhiozzo, qual era l'infortunio che aveva patito nella scorsa stagione. Comunque, va bene. Niente, allora, come dicevo, siamo in chiusura. Ringraziamo tutti per aver partecipato, per aver avuto la pazienza di stare con noi questa sera. Ricordo che domani abbiamo un appuntamento importantissimo, davvero di grandissimo livello e con grandissimo orgoglio, insomma, che possiamo dire di avere con noi la numero 10 della Juventus Women, Cristiana Girelli. Domani ci onorerà appunto la tua presenza. L'orario è un po' inconsueto rispetto al nostro solito perché ci vediamo alle 15:30. Vi invitiamo comunque ad essere partecipi, insomma, a godere veramente di questo appuntamento che sarà veramente molto, molto interessante, molto divertente, molto piacevole, credo. Ok, andiamo in chiusura. Remo, buonanotte. Noi ci rivediamo domani, insomma, per questo appuntamento, però insomma, guardiamo con futuro, no? Per il proseguo di stagione, mi auguro. Assolutamente sì, non si molla mai. Buonanotte a tutti. Buonanotte, Remo. Buonanotte, Fabrizio. Buonanotte a tutti, a domani. E buonanotte, Ivan. Io direi buon pomeriggio perché secondo me la notte sarà lunga da smaltire. Comunque, al di là di questo, lo stile Juve si vede anche in questo, sia nella vittoria che nella sconfitta. Noi siamo qua a metterci la faccia, a parlare di Juve e a continuare a tifare Juve. Quindi. Assolutamente, insomma, la si ama a prescindere, no? Sì, Quando si dice, molti tifosi delle altre squadre possono tacciare i tifosi juventini non avendo capito poi il tifoso juventino appieno, a mio modo di vedere, dicendo che spesso è un tifoso da vittoria, nel senso che tipo la Juve, perché è la squadra più vincente, in realtà è no, una questione di anche valore. se sarà l'occasione, non sappiamo, siamo qui. Infatti, quindi. La faccia non ce la mettiamo sempre, non c'è nessun problema, e la Juve la si ama sempre e comunque a prescindere dal risultato. Detto questo, auguro a tutti di nuovo una buonanotte, appuntamento domani alle 15:30, mi raccomando non mancate, grazie a tutti e sempre Forza Juve. Domani. Ciao. A domani.